La Fiera di Ottobre di Larino domani chiuderà la sua 279esima edizione. Commenteremo in seguito con gli organizzatori i dati di quest'anno, ragionando sul flusso dei visitatori, sull'andamento dei mercati e sull'attenzione per quanto proposto. Ma intanto vogliamo sottolineare la presenza, attraverso stand ben curati, degli studenti di alcune scuole come l'Istituto Tecnico Agrario. Aprirsi al territorio, sentire quelle che sono le novità diciamo, il territorio ci può presentare e d'altra parte noi stessi dobbiamo proporre e presentare quello che noi, diciamo, nel nostro piccolo riusciamo a fare con l'azienda di circa 16 ettari che abbiamo in dotazione nelle piane di Larino. Diciamo che ogni anno tra le 30 o 35 persone vengono diplomate ogni anno, sono ragazzi che hanno fatto un percorso non solo teorico, quindi le lezioni diciamo, fatte in classe in modo classico, ma ripeto, attraverso l'azienda che noi abbiamo, loro hanno avuto modo di poter provare direttamente proprio anche diciamo, le nuove tecniche e i nuovi prodotti che il mercato ormai mette a disposizione. Quindi una volta che loro escono da questa scuola hanno una preparazione sicuramente attinente a quello che sono le esigenze del settore. Noi dobbiamo sfruttare quelle che sono le nostre risorse che il territorio ci mette a disposizione. Quindi un'agricoltura di nicchia, un'agricoltura di prodotti particolarmente diversi dagli altri. E questo magari agganciato a quelle che sono le potenzialità turistiche che ha questa zona, che ha questa regione, quindi a partire dall'Alto Molise per terminare con la zona marittima verso Termoli. Quindi sicuramente è un percorso che ci darà ragione forse nei prossimi anni.